Qual è la tua competenza? Questa è la grande domanda che qualsiasi start-upper o imprenditore, chiunque abbia un progetto, deve farsi. E l'argomento di cui parliamo oggi, in questa seconda puntata di questo... Aspetta. Che cazzo di suona l'armonica? Qualcuno me lo sa spiegare? Armonicisti ne abbiamo? Spiegatemi come si suona, perché mi piacerebbe impararla. Comunque, il secondo argomento, questo super speciale dedicato alle startup viste dall'interno, non ce l'abbiamo ancora un nome, dovete suggerirmi un nome, è questo qua, della competenza. Concetto semplice semplice, ma molto trascurato. In pratica funziona così. Warren Buffett e Charlie Munger, anni fa, hanno popolarizzato questo concetto del cerchio della competenza o cerchio delle competenze. In realtà è un concetto vecchio quanto il mondo, quello della competenza. Cioè, se tu vai a vedere nell'antica Grecia, che cosa si diceva, no? Se tu cerchi la felicità, devi conoscere te stesso, devi sapere quali sono i tuoi punti di forza, la tua virtù, devi seguire la tua virtù e devi sapere anche qual è la misura di quella virtù. E le domande sul tema della competenza quando startuppi sono fondamentalmente tre. Domanda numero uno: qual è il cerchio della tua competenza? Prendiamo l'esempio di The Update, cavia di questo approfondimento startupparo. Qual è il cerchio della competenza di The Update? È la selezione e la semplificazione. Se vado proprio a stringere, ecco, selezione e semplificazione sono il cuore del cerchio della competenza ed è un cerchiolino proprio piccolino, piccolino. Non è grande, è proprio piccolo così, no? E perché so che quello è il nostro cerchio della competenza? Perché è un servizio che parte da una mia esperienza personale, no? Da un mio pregresso. Avendo fatto tanti anni, obbligato di fatto a selezionare le notizie, immaginate in televisione, tu devi selezionare quali sono le notizie interessanti per un grande pubblico e poi devi tradurle in un modo che siano comprensibili e devi farlo in un modo anche molto rapido, non puoi stare lì a parlare 7 ore di una notizia. Per cui questa continua abitudine a selezionare, semplificare, tradurre per il pubblico, di fatto fa sì che mi è entrato inevitabilmente nel DNA e quando abbiamo lanciato The Update, questi due concetti alla fine uno li ritrova, cioè un servizio basato sul far risparmiare tempo, ma e come lo fai risparmiare tempo? Basandoti sul cerchio della tua competenza, selezionando le notizie e rendendole comprensibili per chi le legge. Ecco, secondo me il concetto importante qui da ricordarsi è che non esiste un cerchio della competenza ideale. Non è che tu devi ambire a avere il cerchio della competenza di Elon Musk, che è grande così, no? Un cerchione gigante, un infinito cerchione, o Charlie Munger, questi qua. No, l'importante è che trovi il tuo. E come fai a trovare il tuo? Osservando, conoscendoti, testando, sperimentando, avendo attenzione ai fatti e in base a quelli che sono questi riscontri riesci a capire quali sono i tuoi punti di forza. E questo ti porta alla domanda numero 2, che introduciamo con un pezzo di musica raro. Quanto è grande il cerchio della tua competenza? Ok, sai che come nel nostro caso, selezione e semplificazione è il cerchio della tua competenza. Molto bene. Quanto è grande? Cioè, quanto sei in grado di utilizzarlo in più ambiti? Ad esempio, nel caso di The Update, il cerchio della competenza è limitato in questa fase alla parte social media, notizie del mondo digital, marketing, online, coso. Ok, questo è il limite del cerchio della competenza. Se domattina cerchiamo di offrire un The Update che parla di cucina, con le 10 migliori notizie di cucina stellata, usciamo dal nostro cerchio della competenza. O individuiamo qualcuno che è un maestro di quel cerchio della competenza di cucina stellata, oppure pisciamo fuori dal vaso. Questo è un po' il concetto di base tradotto in soldoni. Il che introduce la terza domanda che uno deve sempre farsi quando startuppa, sia all'inizio ma anche durante tutto il percorso, che è: sono sicuro di restare dentro al cerchio della mia competenza? O ne sto uscendo? Perché il grosso problema è che uno magari parte bene, individua perfettamente quello che sa fare bene, ne individua i contorni giusti e dice: ok, guarda, io questo quello lo faccio molto bene, e poi sfora, smargina, allarga, esce dal cerchio della sua competenza e lì è game over. Ora, se tu decidi di uscire dal cerchio della tua competenza, facciamo un esempio come Conor McGregor, che dice: io non faccio più MMA, vado a combattere, capito, con Floyd Mayweather, perché a questo punto faccio un sacco di soldi, esco dal cerchio della mia competenza, vado a fare un altro sport e a quel punto lo faccio per business, ma dal punto di vista logico non ha nessun senso perché ti togli da quella che è la tua competenza. Questo argomento qui della competenza, forse perché è così intuitivo in teoria o è una parola così facile e viene trascurato così tanto, invece è l'argomento degli argomenti, ecco. E le tre domande sono queste, ripetiamole: qual è il cerchio della tua competenza? Quanto è grande il cerchio della tua competenza? E chiediamoci sempre: sei sicuro che stai giocando dentro al cerchio della tua competenza?